Per me la mia disabilità è la mia normalità in quanto io sono nata così. I miei piedi sono sempre state le mie mani. Io grazie ai miei piedi riesco a truccarmi da sola abbastanza bene. Riesco a mangiare, riesco a usare il cellulare. Infatti io curo tutto io, il mio profilo Instagram, social, come normalmente fa una persona con le mani. Riesco a gestirmi tutto io. Faccio tutto io con i miei piedi. Per la società io ero la ragazza che non poteva fare mai nulla. Tante persone mi scrivono: "Guarda Nadia, la tua disabilità è evidente, non si può nascondere, però ad oggi noi vediamo te, non più la tua disabilità." E quella è stata la mia vittoria più grande. Lei si chiama Nadia, è una ragazza disabile, è nata senza le braccia ed è affetta da una rara sindrome che causa malformazioni agli arti, ma nonostante la sua disabilità è un vero e proprio esempio di positività e voglia di fare. Nadia con il tempo ha imparato ad amarsi e accettarsi, consapevole di non essere inferiore a nessuno. Io ho capito realmente di essere diversa nell'adolescenza. Lì la società ti fa notare che sei diversa, che è qualcosa di diverso. Magari quando iniziavano le mie compagne ad avere le prime cotte, le prime storie, non ero mai io oggetto di quelle attenzioni. Quindi lì ho capito realmente di avere una diversità, oppure magari quando volevo fare qualcosa, la prima risposta che mi veniva data: "Tu non lo puoi fare." Per la società io ero la ragazza che non poteva fare mai nulla, quando in realtà non è così. I miei piedi sono sempre state le mie mani. Io grazie ai miei piedi riesco a truccarmi da sola abbastanza bene. Riesco a mangiare, riesco a usare il cellulare. Infatti curo tutto io, il mio profilo Instagram, social. Faccio tutto io con i miei piedi. La mia storia io la definisco una storia di rinascita, in quanto io ho saputo ribaltare una situazione di svantaggio nella mia forza. Ad oggi la mia particolarità, chiamiamola così, è diventata non solo la mia forza, ma è diventata anche un punto di riferimento per tante persone che si abbattono, poi vedono me e si incoraggiano anche loro. Io avevo l'obiettivo di far conoscere Nadia realmente chi era, e non la sua disabilità. Vivendo in un paesino c'era tanto la mentalità che la disabilità fisica era collegata alla disabilità mentale. Spesso venivo trattata come se fossi una bambina, come se avessi problemi mentali, e tutto questo mi faceva stare ancora più male. E ho deciso di mostrare, come tante ragazze fanno, quello che realmente era Nadia. Da lì tante persone hanno iniziato ad appassionarsi anche alla mia storia, e hanno capito realmente chi ero io. Tante persone mi scrivono: "Guarda Nadia, la tua disabilità è evidente, non si può nascondere, però ad oggi noi vediamo te, non più la tua disabilità." E quella è stata la mia vittoria più grande. Ogni volta io uscivo, i miei amici erano costretti a prendermi in braccio e io mi sentivo in colpa nei loro confronti. Ho capito realmente di dover fare qualcosa per me stessa e quindi ho deciso di provare a rimettere le protesi, e con la voglia di mettere i tacchi come tutte le altre ragazze. E mi vorrei vedere con un compagno al mio fianco a condividere la mia vita. Poi, da buona amante del make-up, mi piacerebbe realizzare una linea di make-up totalmente mia, e poi io ho l'agonismo dentro, e da buona amante del fitness mi piacerebbe riuscire a gareggiare nel mondo del fitness. Un segreto è fare tutto come se vedessi solo il sole e non qualcosa che non c'è. Oh.